Ben trovati, amici tifosi biancoscudati. Quasi quasi non festeggio. La sentite? 7 giorni dopo è ancora una volta un 2-3 bianco scudato, ragazzi, al Danilo Martelli. Una grande vittoria, una grande vittoria per il Padova di Vincenzo Torrente. Il miracolo al Danilo Martelli, il miracolo di Sant'Antonio, il miracolo di Sant'Antonio per il Padova di Vincenzo Torrente. E andiamo, ragazzi! E andiamo, ragazzi! E andiamo, ragazzi! Chi ci ferma? Chi ci ferma? Chi ci ferma? Non ci ferma più nessuno, non ferma più nessuno il Padova di Vincenzo Torrente. Arriva la quarta vittoria consecutiva per il biancoscudo dopo i successi ottenuti allo stadio Euganeo contro San Giuliano City e Lecco, la trasferta, i 3 punti strappati al Briamasco contro il Trento di Bruno Tedino grazie al colpo di testa di Aliosa Basic. Arriva un'altra vittoria esterna e siamo arrivati a 5 vittorie esterne nelle ultime 6 trasferte. Siamo sempre di più una squadra da trasferta e quest'oggi lo abbiamo dimostrato ancora una volta in un campo non semplice negli ultimi 90 minuti di questa pazza, incredibile, ma gioiosa nella finale stagione. La Padova addirittura si porta a meno 3 dal secondo posto in classifica, secondo posto che va al Pordenone di Domenico Di Carlo, che sarà sicuramente una delle grandi favorite in questa pazza, perché sarà pazza post season, che regalerà l'ultimo posto per il sogno chiamato Serie B. Padova che termina davanti addirittura agli storici rivali della Vicenza, che però grazie al successo in Coppa Italia di Serie C faranno il proprio esordio nei playoff nel secondo turno nazionale. Padova che invece, e qua c'è da tremare, e qua ragazzi c'è già da tremare. Rullo di tamburi, la Padova affronterà domenica prossima nel primo turno dei playoff allo stadio Euganeo con la possibilità di difendere il proprio campo, il proprio risultato, quindi 2 risultati su 3 per poter accedere al secondo turno del girone A di Serie C. La pergolettese di Alberto Villa, che sicuramente rianima bruttissimi, e lo ripeto, bruttissimi ricordi, perché sia l'andata lo scorso 9 ottobre era la Padova di Bruno Caneo, ok, e qui abbiamo già detto tutto, ma poi anche al ritorno lo scorso 5 febbraio era la Padova di Vincenzo Torrente. Sia l'andata sia il ritorno sono state sicuramente le 2 partite peggiori dell'anno, i 2 punti più bassi della gestione Caneo, della gestione Torrente per quanto riguarda questa pazza, incredibile ma gioiosa stagione. La Padova chiude al 5° posto in classifica con 59 punti. E lo voglio ricordare ancora una volta, terminiamo davanti al Vicenza che doveva asfaltare questo girone A vinto con grandi meriti dalla Feral Pissalò di Stefano Vecchi. Sono stati 90 minuti pazzi, incredibili, nella finale si salva per ora la Labardata con il successo proprio al Boltini contro la Pergolettese grazie ai gol di Felici e Adorante, un'ultima giornata che ha sicuramente comunque emozionato noi tifosi. Per quanto riguarda il match in quel del Danilo Martelli, tris bianco scudato, Padova che soffre sicuramente più del dovuto contro il Mantova, che invece giocherà i play-out. 2 squadre comunque questo pomeriggio al Martelli che si affrontavano, 2 squadre in grande momento di forma, perché sia il
sia la Padova sia la Mantova arrivavano da 3 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate. Successi contro Albino Leffe, Renate e Provercelli avevano alimentato il sogno salvezza senza passare per i play-out. Questa sconfitta, l'ultima giornata negli ultimi 90 minuti, condanna la formazione del nostro ex allenatore, che comunque io personalmente non dimentico, ai play-out contro l'Albino Leffe, con il vantaggio del fattore campo da difendere tra andata e ritorno in questo scontro per non retrocedere addirittura in Serie D. Serie D che invece viene condannato il Piacenza, che batte il Vicenza al Garilli, ma tutto questo non basta, perché il successo della Triestina condanna proprio la formazione lombarda alla retrocessione, ad una drammatica retrocessione in Serie D. Come detto, alla Martelli, match che ha visto la Padova soffrire più della previsto nelle battute iniziali della match, Padova che però sblocca il match al 33esimo grazie ad un bellissimo schema su calcio piazzato, la battuta di Radrezza a cercare Rossini, lo scambio con Nico Kirwan che ritornava finalmente titolare, il terzino neozelandese ex Reggiani, il servizio per Jelenic, l'uomo del momento, la garanzia lì davanti al posto dell'infortunato dell'assente Michael Liguori, cross preciso per il colpo di testa che batte Tosi da parte di Filippo Dell'Icari. È un gol che però non ammazza la personalità con la quale il Mantova aveva affrontato le battute iniziali del match, la risposta dell'ex Avellino De Francesco. Mantova che continua ad attaccare e che poi nel recupero l'accelerazione, l'uno contro uno tra Mensah e Kirwan, duello che è stato sicuramente il duello più infiammante nel corso della prima frazione. Mensah va via all'ex Reggiana, respinta corta di un maldestro Valentini e poi il colpo vincente firmato da Cristian Pierobon che batte Donnarumma per il gol del momentaneo 1-1. Reazione bianco-scudata di inizio ripresa con il sinistro a lato di Aliosa Basic, Padova che però passa al minuto numero 54 con un recupero a centrocampo di Valentini, contropiede maestoso, delizioso sull'asse Bortolussi, Rossini che tenta il colpo sotto che gli era andato bene contro il Lecco, grande risposta di Tosi, la palla si impenna, colpo di testa a porta sguarnita, firmato Elej Jelenic, quinto gol in campionato, secondo gol consecutivo, gol e assist per il laterale sloveno, l'uomo del momento, la garanzia lì davanti per Vincenzo Torrente, colui che punta ad una maglia da titolare che merita contro la Pergolettese per questi playoff. Grande chance non sfruttata sull'asse De Francesco, Guccione per palla deliziosa per Boccalon, colpo di testa al lato, al 70esimo, Padova che la chiude dagli sviluppi di una corner, di una palla inattiva, cross sempre di un delizioso, decisivo Radrezza, la impatta, non riesce a calciare, ma la impatta ancora una volta Dell'Icari in aria, segna il primo gol con la nostra maglia, con la maglia bianco scudata della ventenne rumeno Matei Ilie per il gol del definitivo 3-1 per la formazione bianco scudata che vola alla Martelli e blinda all'ultima giornata un incredibile quinto posto in classifica. E adesso ragazzi, sognare è lecito, ma dobbiamo assolutamente riprogrammare una partita che sarà molto complicata contro la Pergolettese di Alberto Villa allo stadio Euganeo. E come sempre ragazzi, forza Padova!